Domenica 10 marzo siamo al centro di Vienna e siamo in attesa di raggiungere il Volleyball Stadium, dove alle ore 15 è in programma la finalissima per l'assegnazione della Coppa dei Campioni 1996. La PVF Parmalat Matera quindi ha l'opportunità di avere la rivincita contro l'Uralochka di Ekaterinburg dopo la vittoria nella semifinale di ieri contro l'Iskra di Lugansk. Ingresso del Volleyball Stadium, sta per iniziare la giornata finale della Final Four di Coppa dei Campioni 1996. I tifosi materani sono appena arrivati al palazzetto dello sport di Vienna, dove è in programma prima la finale terzo e quarto posto tra Iskra Lugansk e Cannes e poi la finalissima tra Parmalat Matera e Uralochka di Ekaterinburg. Grandiosa Susan Lamme, nei momenti delicati è stata sempre lei a tirare fuori la squadra dalle difficoltà. Graceva, Safronova murata da Vania Beccaria, quarto punto, 5-4, un solo punto di distacco per la Parmalat di Matera. Ancora Susan Lamme al servizio. La ricezione poi Graceva da seconda linea, arriva la Godina, murata da Cinzia Perona. E avevamo appena detto che era fondamentale in occasione come questa il muro. Due muri consecutivi hanno regalato nuovamente la situazione di parità al Parmalat di Matera. 5-5 in questo quinto set. Va al servizio Vania Beccaria. Riceve la Safronova, alza come può Tatiana Graceva per la Godina in pallonetto, recupera il Matera, Marasi per Gwendalina Buffon, ancora la Marasi, ancora Gwendalina Buffon, è murata ma il muro termina fuori, 8-6, si alza tutta la panchina del Matera. Marina Niculina al servizio, alza la Marasi per Susan Lamme, tocca il muro, può recuperare l'Uralochka, alla conclusione la Belikova, tiene il muro del Matera, alza la Franco, ancora la Lamme, ma ancora l'Uralochka con Anastasia Belikova, murata, murata da Paola Franco, grande muro di Paola Franco ed è il tredicesimo punto, 13-9, il pubblico sente a portata di mano la Coppa dei Campioni 1996, Marina Niculina, Graceva per Elena Godina, grande muro di Paola Franco e c'è il primo match ball per la formazione materana sul 14-9, è la prima palla match nelle mani di Gwendalina Buffon, la prima palla che può valere la Coppa dei Campioni 96, riceve la Niculina, secondo tempo della Graceva, la palla è nelle mani del Matera, Susan Lamme mette a terra il pallone. La formazione materana vince la Coppa dei Campioni 1996. Eh sì, le ragazze biancoverdi invece ci hanno creduto fino in fondo e hanno avuto ragione loro. L'apoteosi dei tifosi, ripagati di tanto attaccamento, le lacrime di liberazione di Consuelo Mangifesta, ovvero il cuore di Matera, anche quando non c'è, le dediche di tutti per una coppa che torna in Italia. Il palazzetto austriaco diventa ancora più piccolo per una squadra e i suoi tifosi sempre più grandi. Dopo Santeramo, Vienna, il bis è fatto.